Ragazzi, come va? Tutto bene? Spero di sì. Un altro aggiornamento sui miei lavori qua di sotto. Allora, come si vede, il legname non c'è più. Ho fatto la struttura che volevo fare. Andiamo a vederla. Quindi, in pratica, ho inglobato due cassettiere che avevo già. Una, questa qui più chiara, è una cassettiera dell'IKEA. Quella lì un po' più scurina invece è una cassettiera che avevo di sopra in stanza. Quindi l'altra volta avevo fatto vedere, stavo facendo questa piattaforma e stavo installando i travetti sui supporti. Allora, vediamo un pochettino. Adesso praticamente diciamo che è semifinito. Quindi ho un po' limato la punta dei travetti perché non si vedano da fuori. E praticamente ho steso sopra il piano con listoni da pavimento che sono spessi 2 cm. Mentre i travetti sono tenuti con un'imbullonatura e sono fissati alle cassettiere dall'interno. Quindi questa parte dovrebbe dare stabilità, in quanto questi paletti non possono muoversi, e poi quindi il tutto appoggia dall'altra parte su una struttura che l'ha con delle gambe. Questi travetti sono 5x7. Quindi 5x7 centimetri. Vediamo un po' sotto. Quindi ce ne sono 1, 2, 3 e 1, 4, più in fondo là un altro travetto di sostegno che invece è più, come dire, meno spesso. Ecco. Questa quindi è la parte sotto. E qui la parte sopra che appunto ho fatto con uno spazio doppio, quindi qui sopra praticamente è circa 2 metri per così e 1,80 m, 1,90 m invece per così. Ecco, ci stanno praticamente due materassi. Ecco, ovviamente cioè, l'altezza è circa, vediamo se si vede. All'altezza del fianco, insomma, sono 90 centimetri, 80-90 centimetri per salire. Userò questo contenitore che anche lui è un mobiletto dell'IKEA, sarebbe un mobiletto da cucina dell'IKEA, messo per terra con la parte sportello verso l'alto. Quindi farà un po' da cassapanca e contemporaneamente, salendoci sopra, si arriva a poter fare il passo per salire sopra questa piattaforma. Ecco. Quella parte lì invece con i travetti che salgono, nell'idea sarebbe per poi in qualche modo o attaccare delle mensoline su cui appoggiare appunto cose che servono o inserire una televisione, quindi stando praticamente a letto si può guardare la televisione o lo schermo del computer, insomma. Ecco. Vabbè, il tutto assomiglia un po' a un vecchio fienile, però dai. Mi sembra che non sia venuto male. Adesso ho finito di dare la seconda mano di impregnante all'acqua. Ho usato questo prodotto, vediamolo un attimo. E devo dire che l'ho trovato buono e l'ho usato sia per dipingere le perline delle pareti, e
sia per dipingere appunto adesso questa cosa qui che ho tirato su. Ecco. La resa è stata piuttosto buona perché praticamente adesso non mi ricordo da quanti litri, beh, 5 litri, vediamo un po' se si stabilizza. Sì, 5 litri praticamente sono stati sufficienti per dare due mani a tutte le pareti e più quella parte lì. Quindi le pareti facciamo conto che sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, praticamente cioè la circonferenza è circa 13 metri per 2,50 metri di altezza, quindi direi che ha fatto sicuramente una buona resa e vabbè ce n'è rimasto in fondo alla latta due dita. Mi mancherebbe l'esterno di questa parete, cioè al di fuori, e lì vabbè dovrò comprarne una lattina piccola. Ecco, diciamo che cioè la resa mi piace perché non è lucida e dà appunto quell'effetto come se il legno fosse poi cioè stato passato con la cera. Ecco, volendo, visto, cioè, diciamo che non è una cosa adatta al calpestio, volendo qui si potrebbe su questa piattaforma passare come si chiama, un flatting, che diciamo è forse magari un po' più resistente o comunque una cosa da pavimento, però insomma essendo destinato a letto non è che uno ci deve camminare più di tanto e senza le scarpe ovviamente. Ecco, per oggi è tutto, saluto tutti gli amici e ci sentiamo alla prossima, grazie, ciao.